Cari amici, sono io Andrea Bruno, mi trovo nel Borneo indonesiano, è un posto bellissimo e quello che state vedendo è un monumento dedicato al culto religioso, chiaramente è un monumento musulmano, è bellissimo, siamo a Pontianak, una delle capitali del Borneo come per dimensioni, è un po' un formicaio. E fa piacere vedere che in mezzo a tanta giungla e a una città veramente selvaggia ci sono dei segni di grande raffinatezza. Ecco, siamo in centro città, ma le situazioni sono veramente assai precarie. Abbiamo le condotte fognarie a cielo aperto, sia alla destra che alla sinistra. Ed è così dappertutto qua, sono situazioni precarie. Io a dire la verità, guardate, sto girando con questo sacchettino in mano che è una bottiglietta vuota, perché più forte di me non ci sono i cesti della spazzatura, non ci sono i container da buttare via la spazzatura, e più forte di me non riesco a buttarla neanche nel canale fognario. Sto girando con questa bottiglietta, poi me la porterò con me in hotel, e anche per rispetto del luogo. Comunque, ciò che non farei mai a casa mia non farei mai in altro luogo, per cui, anche se qui veramente questo posto è un cagaio pazzesco, non butterò niente per strada. Ecco, guardate, è veramente bello. Adesso io, con il termine cagaio, è un termine umoristico, però sto definendo un posto veramente particolare, è molto folcloristico, pieno di emozioni. Non entrerò nella moschea perché una volta mi è capitato io sono amante di queste cose, di monumenti soprattutto architettonici. Quando entrai per la prima volta, ecco, c'è stato un incidente pazzesco, si stavano ammazzando, ecco, per le macchine i motociclisti non esistono, girano, svoltano, non sono meno di zero, anzi quello della macchina se n'è proprio infischiato. Ecco, speriamo non sia fatto male, sta ripartendo, ecco, bene così. Qui abbiamo un addetto al traffico molto perspicace. Allora, vi stavo dicendo, intanto che inquadro la moschea, una volta sono entrato a visitare la coppia gemella della moschea che c'è a Samarcanda, ovvero la moschea di San Pietroburgo che è la gemella di quella di Samarcanda, e si sono ingazzurriti mica da ridere perché non vogliono all'interno dei loro luoghi di culto la gente cristiana. Per cui io ingenuamente, poi essendo nato in Italia, abituato a vedere nei luoghi di culto cattolici entrare gente di qualsiasi religione, perché per ammirare la bellezza architettonica non c'è bandiera, e sono un po' rimasto male da questo fatto qua, che si sono arrabbiati, che mi hanno visto entrare in un luogo di culto e non era neanche l'ora del cerimoniale. Ecco, allora sono sempre molto diffidente di entrare nei luoghi di culto dell'Islam musulmani, anche se sono veramente molto belli. Se ho la possibilità li filmo da fuori, parlo con la gente. Ecco qua, in realtà c'è quello della spazzatura, non mi sono fidato a dargli la mia bottiglietta, magari se la prende a mano, non so, magari fa raccolta differenziata e non gli va bene il mio tipo di bottiglietta. Ok, il giro per il centro della città continua, continuate a seguire i miei clip, i miei videoclip, vi mostrerò l'Indonesia nella maniera più naturale, vi mostrerò innanzitutto Pontianak, un bellissimo formicaio, e ci sentiamo alla prossima, ve la do io l'Indonesia. Pa, pa, pa.